Buongiorno a tutti, sono Giulia Grillo e sono anche io una parlamentare alla Camera dei Deputati. Oggi sono molto più emozionata di quando sono al Parlamento. Allora, io voglio dirvi questo, questa è la prima volta che il Movimento 5 Stelle riceve una minaccia così grave. E mi voglio complimentare con questi, io li chiamo, non lo so, subcerebrati, con questa gente che ha fatto diventare famosa Bronte in Italia, perché lo hanno ripreso molte riviste nazionali questa minaccia. Allora io mi complimento con questi deficienti che hanno fatto diventare famosa Bronte in Italia per questo motivo, che è una vergogna assurda. Allora io vi dico che siete dei subumani, ovunque voi siete dei subumani, perché Bronte, che è una cittadina meravigliosa, doveva essere famosa, oltre che per il pistacchio, per la sua bellezza straordinaria e per quello che può dare a questa terra, alla Sicilia, che è una terra che tutti a parole hanno voluto tutelare, invece poi tutti quanti alla fine hanno voluto distruggere. E siccome il Movimento 5 Stelle per la prima volta sta dimostrando che la Sicilia può e deve essere la perla del Mediterraneo, avete capito, subumani che minacciate con i proiettili? Questa deve essere la perla del Mediterraneo, non la terra dei mafiosi! Basta! Basta mafia! Ve la siete fatta la vostra vita! Ci avete rotto le palle, scusate l'espressione! Adesso ci vuole qualcosa di nuovo, ci vuole un cambiamento! Allora io dico che farei diventare famosa una cittadina perché minacciate semplicemente che facciano la lista! Ci sono dei ragazzi meravigliosi che non uscirebbero a una mosca, ma come si fa a minacciare questa gente? Ma questo è coraggio, questa è codardia della peggiore specie, forse codardia non lo capite, perché capisco che l'italiano per chi manda proiettili è un problema da comprendere, perché poi così vi trattiamo, per noi siete niente, chi minaccia in questa maniera per me è niente, niente, neanche persone siete, neanche persone. Peppino Impastato diceva: la mafia è una montagna di merda, e lo ridiciamo oggi, la mafia è una montagna di merda! Allora, io dico a questi signori, ci sono mafiosi che si sono pentiti e sono diventate persone normali. Allora potete pentirvi anche voi e diventare persone normali, potete farlo, il cambiamento è possibile. Noi siamo anche disposti a perdonare, ma anche per voi, perché vivere così è veramente uno schifo. Loro possono fare una lista. Allora, Bronte ha avuto tante amministrazioni, è giusto anche che cambi, no? Non succede niente se cambi amministrazione. Io venendo qua ho visto una montagna di rifiuti, allora immagino un turista che viene a Bronte perché magari Bronte è famosa e vede quel gran schifo che c'è là. Ma di chi è la colpa? Chi li ha lasciati quei rifiuti là? Chi li ha messi? Ah, ma la mafia fa affari con i rifiuti. Pare un incantesimo sta cosa. È un incantesimo. È 20 anni che facciamo la mafia fa affari con... Ma che vuol dire? Ma ci vuole così tanto a mettere un po' di legalità nelle istituzioni? Fateci entrare a noi nelle istituzioni. Ve la portiamo noi la legalità. Forza, Davide, siamo con te. Buonasera a tutti, io intanto voglio ringraziare tutti i presenti, comprese le forze dell'ordine che sono qui e che garantiscono la nostra sicurezza e che garantiscono la vita di Davide e dei ragazzi. Poi volevo invitare tutti i ragazzi della lista a salire qui sopra, perché noi siamo qui per voi, ma dovete salire però, eh? Non è, diciamo, una enunciazione di principio, perché noi siamo qui per voi e voi, e grazie a voi noi siamo qui e voi siete qui per questa città, e questa oggi deve essere innanzitutto la loro festa, non, diciamo, la nostra. E sono ragazzi normali, sono ragazzi belli, sono ragazzi che ci stanno mettendo il cuore, l'anima e la faccia. È vero quando Beppe Grillo dice che siamo in guerra, ragazzi, è così, non è uno slogan, solo che noi utilizziamo l'arma della matita, l'arma delle urne, l'arma del programma. Loro pensano di intimidirci attraverso un proiettile, ma non è sufficiente, perché noi siamo molti di più di loro,
e questa di oggi ne è la dimostrazione e la testimonianza. Io ho scritto un post nel quale rappresentavo un po' la situazione che durante questi giorni sia Mario che Davide che gli altri ci rappresentavano costantemente, no? Prima le lettere, questi ragazzi nonostante le lettere sono andati avanti, poi praticamente il proiettile nonostante questo, ecco, sono andati avanti lo stesso. Allora io non sono preoccupato per voi, io sono preoccupato per loro, io sarei incazzato se fossi loro, perché a questi chi cazzo li ferma? Cioè è meraviglioso ragazzi, perché non si fermano mai e non si fermeranno mai. Io oggi vedo tantissimi balconi chiusi, ma vorrei fare un appello a tutti i brontesi per dire di aprirli, perché vedete il Movimento 5 Stelle fa paura, perché è l'unica forza politica attualmente in Italia che è in grado di creare lavoro senza chiedere nulla in cambio, e lo fa col microcredito, lo fa col buoni urbani, e invece non sono costretti a mantenervi sudditi e a prelevarvi dalle tasche danaro e danaro. Questa è la 7ª, 8ª finanziaria, è l'ennesimo mutuo da 150 milioni di euro. Noi i soldi li diamo, loro invece ve li tolgono dalle tasche e non vi danno nulla in cambio, e questo gli fa paura, perché se il Movimento 5 Stelle sbarca nelle istituzioni di Bronte sarà peggio per loro, perché non potranno più farsi i loro cazzi come hanno fatto da qui negli ultimi 50 anni. E questo a loro non conviene, perché li vogliono sudditi, li vogliono servi, li vogliono con la testa china, li vogliono attaccati alle loro giacchette, e noi questo non lo possiamo consentire più, e non lo consentiamo più grazie a questi meravigliosi ragazzi, uomini e donne libere, e come tutti i ragazzi e le ragazze che sono in questa piazza, libere, con la testa alta, con gli occhi sereni, con gli occhi felici, perché noi non abbiamo nulla da perdere, perché dalla politica non vogliamo guadagnarci nulla, e questa è la differenza tra noi e loro, e questa è la differenza tra quello che c'è stato fino a ieri e quello che ci sarà a Bronte domani, e il domani cammina sulle gambe e sulle idee e dentro la testa di questi ragazzi. Grazie.